Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano, buonasera a tutti quanti. Finalmente rispondiamo a Michele Giorgio che mi ha chiesto nella chat del 2 dicembre di far vedere come montare un target iSCSI su una macchina Linux a manella e o come far fare a Linux il server iSCSI sempre a manella. E niente di subito accontentato, e quindi andiamo a vedere come farlo a manella e andiamo a vedere però passando per il problema. Allora, il problema è che abbiamo visto con le distribuzioni OpenMedia Vault, FreeNAS eccetera, che si può fare facilmente server SCSI o client SCSI con due click. Il bello viene quando bisogna farlo a manella su una macchina Linux con linea di comando, e può essere utile se una macchina Linux che non fa quello di mestiere è comunque necessario montare un target iSCSI, oppure se è necessario esporre un disco in iSCSI per collegarlo a un'altra macchina che sia Windows o Linux. E quindi andiamo a vedere come si fa, come si applica questa procedura su CentOS, facendo tutti i passaggi per vedere sia il client che il server. Avremo due macchine, su una facciamo, a una facciamo fare il server, quindi che espone diventa target in pratica, e l'altra è il client sulla quale monteremo poi il disco. Quindi andiamo alla soluzione. Ecco qua, allora abbiamo delle macchine CentOS, ne abbiamo due accese, io le ho già rinominate, vediamo se il disco qui è attaccato, sì, perfetto, le ho già nominate una client SCSI, l'altra server SCSI. Gli indirizzi IP sono una 1.160 il server, mentre il client è 1.208. Allora partiamo con il server e faremo la configurazione lato server di un target SCSI. Allora, questa macchina, come vedete, ha due dischi, attualmente montato ce n'è uno solo, però con fdisk-l vedremo che c'è anche un dev sdb, se lo trovo, eccolo qua, da 8 giga, che non è né montato né formattato, niente. Quindi adesso andiamo a creare su quel disco da 8 giga, andiamo a creare una luna iSCSI, partendo però dall'inizio. Quindi la prima cosa da fare è fdisk, perché il disco è vergine, dev sdb. Per la creazione dei volumi e dei logical volume vi rimando al video che ho già fatto, quindi non vi spiegherò quello che sto facendo, però diciamo sto creando innanzitutto una partizione su dev sdb di tipo logical volume LVM, e poi ci andrò a fare sopra un logical volume. Quindi farò n per nuovo, primary, numero della partizione, primo settore e l'ultimo settore. Dopodiché vado a dirgli il size, lo mettiamo totale di 8 giga, poi facciamo t per cambiare il tipo di file system, mettiamo 8e, che sarebbe il file system LVM, quindi 8e, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, Linux LVM, quindi 8e. Dopodiché facciamo write per salvare e usciamo. Adesso andiamo a crearci sopra un LVM, quindi pvcreate dev sdb 1, quindi facciamo il physical volume. Dopo facciamo un volume group, quindi vgcreate, il nome che vogliamo dare è vgiscsi, lo chiamiamo, e poi il target che è dev sdb1. Adesso ci creiamo sopra un logical volume, lvcreate meno l 100% free, meno n lo chiamiamo lv underscore iscsi, è il nome che daremo al logical volume, e lo dobbiamo creare sul volume group vg iscsi, e l'abbiamo creato. Quindi abbiamo creato anche il logical volume e siamo pronti per installare il target iscsi server e poi creare la LUN. Quindi andremo a fare uno yum install target cli, non sta per client ma sta per CLI, cioè per command line interface.
Diamo yes. Come vedete, oltre a installare Target CLI, viene installato anche tutte le dipendenze Python e le librerie. Quindi premiamo invio. A questo punto noi abbiamo la CLI pronta per essere richiamata col comando target CLI. E siamo dentro la CLI Ascasi. Dobbiamo andare dentro backstore, dove sono storati tutti i blocchi Ascasi, quindi backstore block. Qui dentro andiamo a creare un volume Ascasi, quindi andiamo a fare create Ascasi. Qui dobbiamo dargli un nome, disk 1 server, e gli dobbiamo dire su quale volume vogliamo creare il target, quindi dev vg, e sarà il volume group che abbiamo creato prima, slash lv iscasi. Quindi stiamo dicendo scasi disk 1 server, stiamo creando un disco iscasi server, e lo creiamo sul volume logical volume dev vg iscasi lv iscasi, e premiamo invio. E ci dice create block storage object, quindi ha creato un oggetto di block storage con il comando che gli abbiamo appena dato. Ora andiamo dentro la directory iscasi, sempre della CLI, e dobbiamo creare il target vero e proprio. Quindi scriviamo create, mettiamo iqn, e di solito è il nome che viene dato generalmente ai target iscasi, punto. Mettiamo 2017 12 per essere mese anno, per capire. .local, punto, mettiamo iscasi, lo possiamo chiamare anche solo così, punto server, e dobbiamo dirgli due punti disk 1, che è il disk 1 che abbiamo creato prima. Lui ci darà tutti i messaggi, creato il target, creato il TPG1, global pref auto add default portal true, e poi create default portal listening, un port, quindi è già in ascolto sulla porta 3260 su tutti gli indirizzi IP. Adesso creiamo una CL, nel senso che diremo al server iscasi che su questo target si può collegare soltanto chi espone uno specifico IQN. Quindi andremo a dirgli, andiamo dentro CD iscasi, quindi andiamo dentro l'IQN che abbiamo appena creato, per capirci, disk 1, e andiamo dentro TPG 1 ACLS. Qui dentro vengono definiti gli ACL. E andiamo a fare un create, andiamo a creare la prima CL, la chiameremo iqn.2012 2017, scusate, trattino 12. Questo sarà praticamente la stringa che lui si aspetta dal client per, diciamo, autorizzare la connessione del target.local.iscasi.server, due punti, possiamo mettere quello che vogliamo, possiamo mettere anche client qui. Per capirci, client 1, così ci capiamo che in pratica la stringa da cui deve arrivare è dal client 1. Creato nodo ACL for IQN 2012 local iscasi server client 1. A questo punto dobbiamo, se vogliamo, definire anche un'autenticazione CHAP, e io in questo video avevo intenzione di farla. Quindi andiamo su CD, entriamo all'interno diciamo della CL che abbiamo appena creato, quindi con CD, vedete che vi potete muovere all'interno del client iscasi, della CLI iscasi, come fossero delle cartelle, e andiamo a fare un set out user ID uguale user, poi facciamo set out password uguale password. Vabbè, poi non c'è molta fantasia, potete inventarmi la user che è la password che desiderate. Mi ha dato errore perché ho sbagliato set. Okay. A questo punto devo creare soltanto la LUN. La LUN sarebbe in pratica come i volumi per il file system di Linux, cioè un volume vero e proprio che poi verrà montato sul client. Quindi andiamo all'interno di CD, sempre iscasi dalla root, entriamo dentro il nostro target un'altra volta, sempre su TPG1. Però questa volta andiamo dentro LUNS e andiamo a creare una LUN che potremmo chiamare backstore block scasi disk 1 server. Cioè gli stiamo dicendo crea una LUN
sullo stesso backstore block che abbiamo creato prima, scasi uno serve. Quindi lui praticamente utilizzerà tutto il blocco e premiamo invio e lui ci dirà created loon 0, created loon 00 mapping node ACL, e questo è l'ACL su cui è mappato. Possiamo andare a vedere effettivamente quali sono tutte le loon e i target ASCII che abbiamo creato, andando nella root della CLI, quindi cd spazio slash, e poi digitando ls, come se fossimo su un file system, e vedremo che appunto abbiamo creato una loon di 8 GB, è attiva, è su block ASCII disk 1 server, ed è in read-write, quindi lettura-scrittura. A questo punto dobbiamo solo salvare la configurazione con save config, scusate, e possiamo tranquillamente uscire dalla CLI. La parte server è terminata, eccetto che un passaggio, ovvero sysctl restart, dobbiamo fare il restart del target ASCII, del servizio vero e proprio. Poi è chiaro che se il servizio deve essere avviato in automatico l'avvio, dovete fare anche sysctl enable target. Questo, vabbè, per la demo non è necessario perché la macchina non verrà riavviata. Il bello è che tutto questo viene fatto senza riavviare né il client né il server. Per chi avesse il firewall deve aprire la porta 3260 TCP. Il comando per aprire la porta con firewall D è questo qui, quindi firewall D, firewall-cmd, --permanent, --addport uguale 3260 TCP. Noi non abbiamo firewall D e quindi la porta non ci serve aprirla perché abbiamo i firewall disattivati. Ora andiamo sul client e andiamo a connettere. Come vedete in DF-H io qui non ho connesso soltanto un logical volume root e c'è solo DevSDA1 che è di... abbiamo un volume di 20 giga e poi c'è il volume di boot SDA1 che è di 1 giga. Andiamo a installare il client che si chiama Initiator, quindi yum install ascasi-initiator, -utils, ok. A questo punto, una volta installato, lui vi crea dentro etc una cartella che è etc ascasi, come potete vedere. In questa cartella ci sono dei file di configurazione. Quello che a noi interessa adesso è l'initiator name ascasi. Noi dobbiamo in pratica dire alla nostra macchina, dirgli qual è il suo nome di iniziatore e dovrà corrispondere ovviamente a quello che abbiamo messo prima, altrimenti non sarà possibile connettere il disco perché il server non ci accetterà. E il nome, se vi ricordate, era questo qua, quindi era iqn2017-12 local ascasi server 2.client1. Quindi ci copiamo questa stringa, andiamo ad aprire con vi questo file, ovviamente commentiamo questa riga che è quella di default e andiamo a capo e aggiungeremo. Potremmo anche cancellare quello che c'è dopo l'uguale, però io di solito lo lascio. Scrivo initiator name uguale e incollo quello che ho scritto, che ho dichiarato sul lato server e vado a salvare. A questo punto provo a fare un discover del server per vedere se l'iniziatore viene riconosciuto dal server. Quindi ascasi ADM trattino spazio meno M discovery meno T spazio ST meno P e gli vado a dare l'IP del server 192.168.1.160 se non sbaglio era. Sì, perché questo è il 208. Se ci restituisce la disponibilità di una loon, vuol dire che ci siamo correttamente, tra virgolette, autenticati, ma non siamo ancora autenticati perché abbiamo usato la CHAP, però il server ci ha riconosciuto come iniziatore autorizzato e ci ha fornito appunto la loon che è libera per essere montata. A questo punto andiamo ad aprire il file iscasi.id, quindi sempre all'interno di etc ascasi, andiamo a aprire il file ascasi.d.conf e andiamo a definire
innanzitutto andiamo a cercare la sezione CHAP perché dobbiamo autenticarci, quindi qui andremo a dirgli node.session.out.out method, andiamo a dichiarare che usiamo la CHAP, quindi bastava decommentare in realtà questa riga sopra. Dopodiché dobbiamo andare a definire la username e la password CHAP che abbiamo definito prima, quindi node session out username, potremmo anche decommentare queste. Io di solito non decommento mai, ma riscrivo le stringhe per avere sempre il file originale se possibile. Quindi qui era, se non sbaglio, l'username user e la password è la password. Andiamo a salvare. Dopodiché dobbiamo riavviare, quindi systemctl restart iscsi-d, è il servizio iscsi, e ovviamente va abilitato se vogliamo che poi al riavvio della macchina, questa macchina client si riconnetta tutti i target iscsi che abbiamo collegato. A questo punto non ci resta che lanciare il comando di login del target che abbiamo appena, di cui abbiamo appena eseguito il discover. Quindi iscsi admin -m, metteremo node, meno t maiuscolo, andiamo a dirgli qual è il target iscsi, quindi iqn, che sarà ovviamente quello che abbiamo visto prima con il comando discovery che rilanciamo. Quindi andiamo a scrivere iscsi admin -m node -t maiuscolo. Possiamo tranquillamente copiarci questa stringa che è il nome del target che stiamo connettendo e poi dobbiamo dargli il server -p 192.168.1.160 e poi daremo alla fine il comando -l. Ok, ci dice login into, ci dice dove ha eseguito il login, su quale portale, quindi con quale porta. Quindi vi ripeto, questa porta deve essere aperta sul server. E ci dice anche se la login ha avuto successo, quindi successful. Siamo correttamente autenticati sul target. Dobbiamo semplicemente creare il nostro file system, perché abbiamo già il disco connesso, ma dobbiamo creare il file system. Per creare il file system, innanzitutto andiamo a fare un cat di var log messages per vedere se effettivamente ha trovato l'iscsi. Dovremmo trovare una stringa che dice node kernel sd attached iscsi disk. Vediamo, eccolo qua, lo troviamo, eccolo qua, sd localhost, perché è il nome dell'host, sd 3.0.0 attached iscsi generic sg type 0. Quindi il target è stato attaccato. Ora andiamo a fare un cat di proc partitions e vediamo che effettivamente c'è una partizione SDB di 8 giga che dobbiamo soltanto, di cui dobbiamo soltanto eseguire la formattazione e poi montarla. Quindi andiamo a fare un mkfs. Andiamo a fare un file system di tipo XFS e gli diciamo di quale disco, ovviamente è dev SDB perché lui ha montato il target iscsi su dev SDB. Ok, fatto questo, dobbiamo soltanto montare il target, quindi mount dev sdb spazio, lo montiamo su mnt, tanto per provare. Facendo un df-h vedremo che appunto su mnt abbiamo montato un disco di 8 giga, che prima non era montato, l'abbiamo visto con df-h, che non è altro che il target iscsi che abbiamo connesso con l'autenticazione e con il client. Ovviamente questo poi per montarlo in automatico dovrà essere messo nell'FS tab. Nulla ci vietava di fare, volendo, anche un file system di tipo ext4 o ext3, quello che più ci piace. Andiamo a vedere quindi adesso come invece montarlo su FS tab in modo tale che sia automaticamente poi eseguito all'avvio. Quindi andiamo alla fine del file, andiamo ad aggiungere una riga, che sarà dev sdb spazio, possiamo montare in mnt oppure su una cartella che vogliamo, che dobbiamo creare noi, ma qui metteremo mnt, xfs era il file system che abbiamo utilizzato, invece di mettere default, quindi andiamo a fare le cose con ordine, ok,
invece di mettere defaults dobbiamo mettere underscore netdev, per dirgli che è un net device, virgola rv in read write, e poi metteremo 00. Al riavvio della macchina questo disco verrà montato sempre su MNT. Ovviamente io posso andare su MNT, posso creare le mie cartelle come più mi piace, posso creare anche un file di prova, per esempio. Se esco posso anche smontare slash MNT, e se faccio mount-a, visto che ho compilato l'fstab, dovrei poterlo rimontare e come se avessi simulato il riavvio, quindi df-h, l'ho rimontato, rivado in cdmnt e dovrei tranquillamente ritrovarmi tutti i file e le cartelle che ho creato prima. Detto questo, la demo si conclude e andiamo alla conclusione. Eccoci qua. Abbiamo visto come creare un target iSCSI lato server, come montare questo target lato client con o senza autenticazione CHAP. Se non c'è l'autenticazione CHAP è sufficiente non mettere nel file di conf del client la username e la password CHAP, e poi chiaramente una volta diciamo connesso il disco iSCSI è sufficiente fare un file system a piacimento, ext4, XFS, quello che volete, montarlo come una normale disco, come una normale share NFS. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Se avete commenti o domande, scrivetele sotto al video. Vi invito a condividere il video, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video.